Dopo Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, il camper della Regione Campania per il contrasto ad ogni forma di bullismo ha fatto tappa anche a Salerno. Circa 1500 gli studenti protagonisti dei vari incontri nei capoluoghi. A Salerno a dialogare attivamente con i ragazzi delle scuole le componenti della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Giornalisti Campania con Cida De Luca e Francesca Salemme, insieme all'assessore regionale Chiara Marciani. Un ambiente diverso dal solito che permette ai ragazzi di raccontare le loro esperienze, di ascoltare quelli che possono essere i consigli delle giornaliste che fanno parte appunto di questo progetto dedicato all'importanza delle parole, ma anche psicologhe e anche cantanti che in una maniera diversa attraverso la musica vogliono dare quelli che possono essere dei suggerimenti. Napoli, Avellino, Benevento, oggi Salerno, insomma un tour itinerante, i problemi alla fine i ragazzi sono però sempre gli stessi e l'obiettivo è proprio di stare vicino a loro, insomma. Sicuramente, devo dire che in tutte le tappe sono emersi casi e racconti diversi ma alla fine sempre uguali. È emerso ad esempio a volte una diffidenza nel denunciare quelli che possono essere i casi di bullismo, ma non per timore rispetto al docente a cui denunciare o alla polizia nei casi più gravi, ma forse anche per una non conoscenza di quelle che possono essere le procedure, la tutela dell'anonimato. E quindi è importante ricordare attraverso momenti come questi appunto quello che possono essere consigli appunto, e opportunità che invece vengono incontro a chi si dovesse trovare in situazioni come quella di atti di bullismo.